Yo e tutti i duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con un opening alquanto particolare, diciamo che penso che su YouTube Italia nessuno abbia avuto il coraggio di buttare dei soldi in un prodotto del genere. No. A prescindere, visto. Che, a prescindere che metà delle opening mie sono senza senso La gente non sa perché neanche compro quella roba La gente non sa perché la vede quella roba Il <ride> è tuo va dice perché lo sto vedendo Oggi siamo qui con l'opening di due prodotti incredibili oh. ok oh. Bene, ci sono arrivati due box di Rush Duel, Dove all'interno non sappiamo assolutamente cosa ci sia Sappiamo che comunque è comunque roba brandizzata Yu-Gi-Oh Quindi nel pratico ve la succherete sicuramente Però in pratico la tipologia di carte che possiamo andare a trovare non la conosciamo Belle però l'ho viste, cioè in generale comunque sì. Come sì. art, anche voi l'avete vista come art. Sembrano molto fighe. Diciamo che sono stato tentato questo periodo di comprare qualcosa su eBay. Però ho detto, cazzo, ho comprato una roba come 50 box. Tra questi e altra roba varia. Perché non spacchettarla? Detto questo, ovviamente prima di iniziare Vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jack Store, Il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Will e Digimon Trovate Instagram, contattatemi, mandatemi le foto E se c'è qualcosa di interessante, se ne può parlare Detto questo... Dai che sono casato duro per queste carte ah, Prima queste carte Tu sai cosa andremo a trovare? No, e non me lo dire Sono fomentato così... Sono gasato per queste carte. Strane, diciamo. Uh. dobbiamo anche imparare a giocare. Eh? Manco mago. È eh? così bello. I pacchetti. Tutti i gold. Quanti pacchetti sono, effettivamente? Perché è già. No, ma sono dispari. 1, 2, 3, 4. Sarebbero cinco, dei sei, folli, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allora, questo è il gold Rush Pack. Letteralmente allora. premium gold. Allora, abbiamo anche il set base di Rush Duel. Sì? Quello col drago bianco è il Lob di Rush Duel. Non te lo potevo dire così. E non si spacchetta dopo. Bellissimo. Di dove ci si trova anche Anfora della verità allora. Ah, ma sapriamo così, zii. Siamo degli imbecilli. L'anfra della vita, se non sbaglio, esce o all'interno del gioco per la Switch o all'interno del Julin Disc. Che ho trovato anche qui su Amazon in Japan. Mi sa che li ordinerò a breve. Quindi, vogliamo fare qualche scambio? No, non è vero. No, no, in caso dopo. Va bene. in caso dopo. Parto io, Vai. vediamo chi sculerà di più a questo punto. Uh, lui è quello che era la, era la fusione con Joy? Cioè, Joy no, aveva, aveva, aveva una fusione no, Dove c'era è... anche lui. Sì, ok, però Joy gioca questa carta e non mi ricordo qual è. È eh, Coccodrillo delle Lame, una roba del genere. Però comunque, che ne pensi dei layout? Te le compro tutte, quelle che mi piacciono. Però, la carta nuova Ci sta, magia da terreno, credo. Ok. Qua... super. Sì. Mamma mia, la fogliatura su tutta la carta non si può vedere. Mi sembra le robe Sembrano che copri su Wish. Sì. Sembrano finte. Però guardate, per loro è la prima volta che le vedono. Damogli il tempo di metaboliti. E diamo il tempo di mettere a fuoco? Sono, sono molto belle. Guarda, praticamente sono come le carte di Yugi. Un po' più lucide. E il back è uguale, ma c'è solo il logo Rush Duel invece che Yugi, classico. Mi sono portata avanti, l'ho aperta. Ok. Questo sembra un ninja. Questo è un supporto ninja di quelli che uscivano in, in dub ovviamente. Eccoci. Ninjino. È una poli? Sì. Polimerizzazione. Ok. Questo è un Digimon? Letteralmente <ride> un Digimon? Bellissima questa. Questa l'ho già vista, Sì questa testa. è la, la da noi Questa è tipo Scarti una magia Nel search Voi non avete idea Di quanto sono proprio Prendimi una trappola random Cioè, dalla telecamera Non so se si vede Cioè sono due viola diversi Eh non si vedrà Ma eh, vedete Questa è molto più scura Questa è, è tipo È rosa Non è viola È diventata rosa Le hanno fatte Andiamo con Uh Kaibaman Ridisegnato Bellissimo poi Bellissimo Kaibaman Poi Che cazzo è? Scrap Town Quella sì. Digimon. Digimon. <ride> Digimon Agumon <ride> Uuuuh, bella questa. No, proprio belle ste robe. Ci Co casiamo? Come gasasse con roba totalmente Ci gasiamo con roba che non vale assolutamente niente. Quindi la super è garantita. Sì. Penso che dopo quattro pacchi abbiamo capito che la super è garantita. Vediamo se troveremo qualcosa di più della super. Tipo la comune. Dai, carina. Ma. Tipo rinforzi l'esercito. rinforzi la trappola. Cazzo è un Drytron? O un ursartico? O un ursartico Drytron? Che può essere? Mamma mia, sta fusione mi disturba. Si indovina il titolo? Per me è un ursartico Drytron. Perché le fusioni c'è cioè, già da noi una fusione così no, simile. Abbiamo... Questa è veramente uscena. Cos'è? delle waifu? Questa è Ibli. Palesemente Ibli. Allora, Ibli. Poi abbiamo. Sub... Ma questo? Si, sì, Mayakashi. Questo... No, questo è uscito da Demon Slayer. Ah, è vero, palese. Vabbè, questo è quando fa ah, il quarto palese. kata. La voglio. Questa la voglio. <ride> Questa è mia, mia madre. Mia madre e la suora, bustina, subito. Ragazzi, di che stiamo parlando? Ma guardate che carta. Mi pare proprio un altro stile, tipo l'hanno fatto disegnare quelli che fanno Forza Will. Cioè Sì, eh, tocca a te. Sicuramente costerà 0 centesimi, però... No, con minimo 2 euro a carta sì, è super. Tocca. 50 centesimi le comma. Sì. Io devo ripagarmi sti box. Una carta brutta. Ma se li metti a fuoco... L'ho messa a fuoco. Non era a fuoco. È colpa delle Rush 2 che non si mettono a fuoco. Ma poi questa abbiamo già vista, non ci frega un cazzo. Questa no. l'abbiamo già vista. Sì, vabbè. È una trappola brutta. Allora, abbiamo... Coccodrillo. Lo spada anima Portodino, una fata, fata. e una ultra. Carmelo, no, Questi, questa questa, sì, sì. questa roba è da denuncia. C'è cioè la. non riesco a, cap non riesco a capire. Ma questo è tutto quello se che. se mi piace o se non mi piace, 7 stelle. Sì. Questo è tutto quello che i giapponesi vogliono, ragazza. Col seno, con le cosce nude, capelli rosa, orecchiette. Eh, palesemente, mia madre. <ride> no, so che non sei iscritto al canale. Iscriviti, lascia like e commenta. Facciamolo arrivare a 5.000 entro fine anno. Qui ci trovo io. la fularta, la. Esistono le full art, sì. ma non so già full art così. Cioè... No, 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 le full art, quelle vere. Io dubbi... non ho idea di come si so... fa. Io spero che esca una full art. Con l'artwork che esce dalla carta. Eh sì, 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 quello ho capito, però aspetta. Lo... Oh, ratto, come si chiamava? Eh, Il gigante? Eh, no, no eh, questo è guerriero topo. Sì. Questo è Cyber Drago finale Supporto Sprite Allora Ste trappole rosa Mi piacciono molto molto di più Sono proprio rosa Cominciamo a Cimio a giocare a Rush 2 Che Be bella Questa ho capito che carta è Vabbè Quello pure io Supporto ah. Infernobel Questo l'ho già visto da noi Supporto Infernobel Sì Non, non credo Supporto Infernobel <ride> <ride> Supporto Infernobel Per uh, il TGG Guerrero Castoro è eh, come Guerrero si chiama Guerrero Castoro La tavola rotonda Un Goblin Riccardo Goblin Riccardo Supporto Evil Twin. Comunque no Qua su Rush 2 Ci stanno dando dentro Con le tope Eh Cos'hai visto? Non mi dica la full art. No, non è la full art, ma è una carta bellissima. Sì? no, ragazzi. È... è molto più cute di quello che abbiamo noi. Cioè, è proprio. Bellissima. Wow. Polimerizzazione. Guido Castoro e. Oh, uh, attacco! Come si chiama? Ho capito. No, la... so Allora, che abbiamo da noi. Allora, con quel... così no. Però sembra tipo. È quello che se già se hai mago nero e maga nera, tipo, bandisci sì. tutto. Bello. Tanta roba A parte che sta fuori Tutto fa schifo Però gli artwork rifatti così Non mi dispiacciono Manco a me Dopo sbusteremo pure il set base Ce n'è uno, uno solo però sì. Sette, va, Vediamo Poi vediamo Che roba è? Men mm -mm. Melody Non lo so Sai che questi, cioè, questi mostri che vedo Non mi stanno dando i feels giusti Dici che Spero qualcosa di meglio Ur perché Cioè tipo questa Questa sì. mi ha proprio gasato Il rullo compressore Che si usa per rifare i campi da tennis quello, Eh sì perché Quello è il campo da baseball però sì. Però immagino sia lo stesso rullo Poi Un ninja Rinforzi. rinforzi, non mi dici niente. Vabbè, c'è cioè qualcosa di fighissimo, qualcosa che è veramente osceno. Oddio, quando non riesco ad aprire i pacchetti con Ami, per favore. Dai, su, un po' di iniziativa. Dammi le forbici, per favore. Mamma mia, sembri spastico. Non le voglio smintare, capito? Perché se no le sminto. Invece, faccio così. Come minimo, tagli anche la carta. Voilà, il rullo compressore. Campi a tennis, i campi a tennis, quinto canale, Ibli, ah, e scavi fossili. fossili. Fa ridere, dai, però non credo sia scavi fossili, perché l'effetto è lunghissimo, non può essere raggiungere un livello, un dinosauro livello. Però 4. sono sempre loro. E ci hanno tipo. Aspetta, la carta in mano non la conosco. No, mai vista io. Io sì, forse qualcosa con gli immortali terrestri È vero, allora quella fortissima. Questa fortissima è tipo un effetto fa burn. Se okay. si ammazzo, no, eh, i mazzini a me non li conosci. Carina, Tailor Moon. Sì, ce la posso fare? È una trappola quella dietro, che palle. Come minimo sarà qualcosa, anime rush duel. Ok, l'avevo tirati su, vabbè. vabbè. Niente, è tutta merda. Quel pigeon però mi urta un bot. Sì, oh, davvero. C'è la folle eh? <ride> <ride> Ci ho quasi creduto. Guardati. Allora, vediamo dai. Ok. Qual è il nome? Die dieci decision Max? Sì Cos... ok oh. sai una cosa? Eh. Cosa ho comprato che mi deve arrivare? Eh. Due box da Wish Non è vero che le hai comprati Non è vero Tu cosa ne pensi? Che hai speso dei soldi che non rivedrai mai più Vabbè, 15 euro okay. Basta trappole. Basta Oh, non abbiamo trovato un mago nero full art, eh? Esce da qua, mago nero. Non lo so. Riccardo Goblin, la versione mostro. Poi abbiamo rullo. il rullo. Palanima e di nuovo eh, questo. Ancora questo. Tirami fuori qualcosa di. De... che dico. cazzo. Ta supporto. Dino Kaibaman. Mermail, si pare. No, non è mermail, è giada. Ah, ok, c'era ragione. <ride> scusa, non l'avevo riconosciuta. Eh. Allora, guarda un po' cosa Vai. ti faccio. Uno. Kaibaman. Due, tre. Che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo! Aspetta, aspetta, aspetta! Sei pazzo? Non la tocca troppo, so, no. <ride> suga! Queste eh, potrebbe Porco essere garantite. Porco Giuda. Che significa? Porco Giuda. E come si va a una roba del genere? Te la prendo a 2 euro. Hanno detto facciamo una carta. Mettiamoci un artwork in mezzo. Spalmiamola di oro. Questa è una gold che ci ha creduto. Sì, è, è una gold che ci ha creduto. No vabbè è pazzesca. E da capire se esce pure nel tuo adesso. È pazzesca. Se è garantita o meno. Ragazzi è pazzesca oh. Ma siamo pazzi? Ma siamo oh. pazzi che fanno una carta così? Ti immagini carta più rara del set e non l'abbiamo sbustata non sappiamo neanche quanto vale. Questa lasciamo qui come santino sotto la mia suora adesso se ce l'hai pure te vuol dire che era garantita una pack vediamo se è garantita per un secondo mi sei fermato il cuore cosa ho sbustato allora elfa elfo mistico elfo mist non è elfo mistico ma va bene rullo del ten demon slayer e basta queste carte del merda Bellissima no ma carte, il è fatto è che su rush Duel possono andare ragine. incredibile sì perché dicono tanto non abbiamo fan che dici si arrabbiano se facciamo queste cose tanto siamo all'inizio non no, hanno no, fan vabbè eh... ghiaccio giada va bene ho capito come si aprono, guarda. Wow. È che te, te devi fermare a metà. Oh, può essere? Uh, uh. È lei? Attenzione. È Elfo mistico. Mi dà fastidio. Dragonero? Eh sì. Sì, è, è una un box. Cosa, tipo le Ultimate. Però, oh. sì o poi, quanto sono belle. Questo sembra un Ulzartic. Ma poi come cazzo fai a leggere l'effetto? Cioè, sono... Come fai è, giocare a roba È come genere. le Hyper su Pokémon. Sì, ma sono più brutte delle Hyper. No, sono bellissime. Sei pazzo? Vabbè, eh, gusto tuo. Dai, su. Abbiamo fatto bene uno a non scambiare pacchetti. Perché sennò no rischiavamo di non cambiare. No, sì. Supporto fuoco, supporto vulcanico. Sembra golem di lava, versione drago. Sì, molto carina. Ultimi tre pacchetti, eh? Ah, aspetta. Il box si chiama Gold Rush Pack Secondo me c'era una Gold Pack A box, voglio dire Sennò perché si chiamerebbe Gold Rush Pack Conosciamo la mamma Konami che stronza Poteva benissimo dire Gold Rush Pack E non ci stanno E devi sbustarne 8000 per trovare Gold <ride> Un altro Transformer Dai, su, faccio vedere io Allora, poi abbiamo Portidino, Castoro E Sei di okay. nuovo Allora, dai Uh, bello 3 Un'altra, è pieno di Ultra e di Super Ma Andiamo con l'ultimo 1 Ah ce n'è ancora uno te? Io ce l'ho l'ultimo Eh è iniziato te Quindi ce n'ho uno io per forza Carta di merda Qui trovo la full art o oh, quelle sono già full art Come vengono considerate? No queste non sono full art Comune Adesso tu, questa la conosco. Niente. L'ho già vista da noi. Cazzo, eh... Eh... Mi sono divertito. È molto divertente perché non hai aspettative di niente. Non sai neanche cosa esce, non sai cosa. Però intendo al presupposto che io non ho la minima idea di quanto costa un box del genere. Allora, costano poco. Perché una roba del genere la paghi 15-20 euro massimo. 25 tosse Proprio. È. Ok, 7 dell'anno, tipo quello che andremo ad aprire dopo, che è praticamente il set base, sta sui 25. Però lì c'è un cazzo di drago bianco nell'artwork davanti e quindi. E quindi se paga, se sa che drago eh. bianco se paga. Però. Ma poi sono tutte foilose. Sentiamo, allora. Sembrano finte, non le metterà mai a fuoco no, con no. tutte ste foil no. Sono tutte allora, foilose. bisogna fare il test dell'odore. Fai senti. non sanno da niente. Adesso faccio come quello Team Six, Samurai fa. Smell so good mm. Non, sanno, non sanno di niente Tentiamo... Non sanno niente però Non sanno di carta sì. Proviamo le reprint Delle legendary collection degli yogi? Sì. questo Però sai che si sente che è un'altra stampa rispetto eh, ad altre. Diciamo che la stampa vecchia o quella coreana hanno un altro odore. Sì. però si sente che è chimica. La roba degli sì, yogi? Sì, sì, sì. Questa è in odore. Bene, ragazzi, fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di questo prodotto. Se vi piace la serie di Rush Duel, perché abbiamo anche altra roba da spacchettare. vai l'ho comprata, quindi uscirà per forza il video. sì Sì, sì, ma bellissima, adoro. Rush Duel. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.